In una riunione privata. F attraverso Francesca R a cura di VB. Michelle Bene, possiamo iniziare. Due minuti e quaranta secondi. Domanda: Ci hai riunito in una riunione privata per dire qualcosa di singolo ad ognuno? Michelle, anche. Però prima le vostre domande. Dopo ho qualcosa da dire ad ognuno di voi. Domanda, parlavo con Massimo l'altro giorno. Dicevamo che questo chiamare i nuovi partecipanti che devono essere scoperti dai primi partecipanti mi sembra un po' macchinoso. In altre situazioni era la gente esterna che chiedeva di entrare e quindi non eravamo noi gli attori che chiedevano agli esterni se volevano partecipare erano gli esterni che chiedevano di entrare. Michel, facciamo in questo modo per operare una doppia selezione. Una prima selezione è data dagli eventi. Chi si accosta a queste situazioni sta cercando qualcosa. Molto spesso si avvicina soprattutto per cercare un incontro affettivo, non di conoscenza. Sono molto pochi quelli che uniscono le due cose o semplicemente cercano una conoscenza, un risveglio. 4 minuti e 43 secondi. Il secondo filtro è dato proprio da voi che andate a chiamare soprattutto chi cerca conoscenza. Questa non è una cosiddetta medianità affettiva, lo abbiamo già detto. Difficilmente si possono presentare i vostri cari direttamente. Può essere dato un piccolo messaggio. Ma niente di più. Possono essere date spiegazioni su, ma non altro. Quindi per chi ricerca quella parte della medianità non va bene questa situazione. Ecco perché abbiamo scelto un doppio filtro e nello stesso tempo perché ci serve consolidare maggiormente il cerchio. Abbiamo iniziato con una fase solo dei fratelli animici. E andremo a inserire tutte le persone che vorranno tra gli ospiti che stanno già partecipando. Sei minuti. Quindi di volta in volta daremo la possibilità di partecipare. È questo che vi preoccupava, l'essere macchinoso? Domanda, sì, pensavo, però non avevo letto nella chiave tua. Michelle, vi siete limitati a una chiave ordinaria. Domanda sì, Michelle, però dovete pensare che quando si dà solo un'opzione si può provocare il cosiddetto turismo esoterico che non è da cercare.